Con questo tutorial vediamo come andare a personalizzare l'home page di siti scolastici realizzati con PAS 2015 con CMS WordPress. Per fare questo ci avvaliamo della bella guida realizzata da Guido Spanti e che troviamo all'interno del wiki di Porte Aperte sul Web all'interno del portale di gtab.com. L'indirizzo gtab.com/porteapertesulweb/pas2015/wiki. Vediamo che sulla destra troviamo le pagine finora messe a disposizione con i rispettivi tutorial. In particolare a noi interessa adesso la pagina gestione della home page. Come vedete c'è una interessante introduzione molto ricca con tutta una serie utile di esempi dove non soltanto si chiarisce la differenza tra PAS 2015 e PAS 2013, ma si chiarisce anche qual è la struttura della nostra home page, che nella parte centrale consente di avere una parte dedicata al contenuto della home. Alcuni hanno gestito, tipo Andrea Smith, la pagina con una sorta di parte introduttiva, no? Che tra l'altro è in continuo movimento, come vedete, no? Andrea non si ferma mai, no? In questo caso ha unito una parte scritta con un interessante slider e poi successivamente abbiamo la possibilità di suddividere la parte centrale con due sottocolonne e poi magari un'altra parte con altre tre sottocolonne, ad esempio per i feed RSS. Tornando alla guida Spanti, notiamo che in realtà quindi noi abbiamo tre zone su cui lavorare: la prima fascia, che è contenuto proprio della pagina home, una seconda fascia con 1, 2 o 3 widget e una terza fascia con 1, 2 o 3 widget. Aspetto interessante per quello che riguarda la seconda e la terza fascia, che a seconda di quello che noi inseriamo all'interno del widget 1 e degli altri widget di fascia, noi abbiamo che il contenuto va a ridimensionarsi in automatico, cioè se abbiamo tre widget sarà diviso in tre, se ne abbiamo due ecco che viene diviso proprio a metà e se ne abbiamo uno solo, beh, vuol dire che si espande a piena larghezza. Questo è un automatismo molto prezioso. Come fare adesso a gestire questi tre elementi? Ecco, noi possiamo gestirli ad esempio andando direttamente in Bacheca PAS 2015 impostazione home page ed è quello che andremo a fare. Allora andiamo in Bacheca, torniamo, vedete, per ricordare PAS 2015 impostazioni, PAS 2015 impostazioni, che è tutta la parte di impostazione automatica, no? Molto prezioso questo aiuto che già avevamo visto con PAS 2013 grazie ad Ignazio e qui è stato duramente sviluppato da Marco. E notiamo qua sulla destra modifica prima fascia. Cliccando in corrispondenza di questo, ecco che ci troviamo di fronte in realtà alla modifica della pagina home. Bene, qui cosa abbiamo? Esattamente ciò che era all'interno del nostro sito iniziale, quello che abbiamo ottenuto attraverso il popolamento di contenuti dal file XML dato da Renata. Eccolo qua. Bene, cosa possiamo fare? Qui noi lo possiamo semplicemente cancellare e inserire, non so, una pagina, un elemento informativo che vogliamo, non so, ad esempio in evidenza, e poi possiamo scrivere, non so, domani. Poniamo martedì 18 novembre, le scuole, la scuola sarà chiusa per neve. Adesso non è un testo felicissimo, ma giusto per capirci. Togliamo le correzioni, ecco, in evidenza cosa sarà? In evidenza ovviamente sarà un titolo e dovremo marcarlo come titolo di livello 2. Andiamo ad espandere quelle che sono le nostre barre degli strumenti e gli diciamo titolo 2. A questo punto io aggiorno,
magari martedì 18 novembre lo metto in grassetto e anche sarà chiusa. Ok, aggiorno, andiamo a vedere se è cambiata la pagina. Quella di prima era così e adesso come è diventato? Visualizza sito, vedete, no? Che abbiamo inserito quello che fa parte della prima fascia. Questo è molto semplice, avremmo potuto mettere cose molto più elaborate, avremmo potuto mettere anche delle fotografie, ravvivarla un po', avremmo potuto mettere gli slider. Cos'è lo slider? È una sequenza che può essere in automatico su click di videate che poi magari linkano a pagine di approfondimento. Insomma, nella, diciamo, varia soluzione di Andrea piuttosto che quello di Giorgio Galli, no, vedrete tutta una serie di esempi. A noi basti per il momento capire che tutto questo si realizza all'interno di quella prima fascia home. Passiamo adesso alla seconda. Bene, per passare alla seconda andiamo ancora in PAS 2015, impostazioni, modifica seconda e terza fascia widget. E qui ecco che li troviamo. Quali sono quelli riferiti alla home, cioè quelli che stanno poi nella parte centrale qua? Sono home, sinistra, centro, destra, sotto home, sinistra, centro, destra. Tre possibilità per ciascuna fascia. Ad esempio, cosa possiamo mettere? Ma una scelta che è molto comune è utilizzare ad esempio il PASV categorie. Allora, come facciamo per andare a inserire questo contenuto all'interno del widget? Lo prendiamo e lo trasciniamo all'interno, ad esempio, di home sinistra. A questo punto scegliamo la categoria, magari news, gli diamo un titolo news e decidiamo quanti post vogliamo andare a visualizzare. Poniamo 3, possiamo cliccare su mostra anteprima testuale e immagine in evidenza se c'è. Vedremo poi come funziona. Salvo. E vado a vedere subito l'effetto. Visualizza sito. Ecco, vedete che in automatico noi abbiamo già messo il primo widget che si è disposto a piena larghezza con data, titolo e testo. Naturalmente qui abbiamo un testo che è una preview, vedete ci sono i puntini. Può essere utile, no, fare un qualcosa che è invece di un riassunto. Un riassunto è una rielaborazione del testo alla ricerca delle informazioni salienti. Allora, ad esempio, se io voglio modificarlo, vado su articolo prova 3, modifica articolo, e ad esempio metto come riassunto soltanto quello che era in testa. Ctrl C, lo sposto e cerco riassunto. Può capitare che non lo trovi. Se non trovo il box riassunto, vuol dire che attualmente è nascosto. Per farlo vedere vado in impostazioni schermata e clicco su riassunto. A questo punto compare la voce, CTRL V lo inserisco, aggiorno e andiamo a vedere adesso ecco, in questo caso prima vediamo un po' l'anteprima delle modifiche e poi dopo facciamo un altro breve ragionamento. Vedete che qui compare due volte, no? Possiamo anche togliere la prima frase. Vedete che l'articolo di fatto presenta evidenziato in azzurrino in questo caso il suo riassunto, poi l'articolo vero e proprio e poi delle informazioni di carattere così più, diciamo, di compilazione, la data, chi l'ha composto e dove è contenuto. Bene, andiamo a modificarlo togliendo magari la primissima riga, andiamo ad aggiornare il tutto. Andiamo a rivedere l'anteprima delle modifiche, vedete che non c'è più la riga, ma andiamo soprattutto in home e vedete che laddove c'era quella parte con i puntini è stato sostituito in modo molto più efficace, secondo me, da un riassuntino. Allora, noi abbiamo messo uno solo, vogliamo metterne un secondo? Bene, torniamo in PAS 2015, impostazioni, modifica seconda e terza fascia, e ci mettiamo o una seconda categoria, ad esempio quella degli avvisi, oppure anche un testo libero. Per semplicità facciamo ancora PAS categorie, quindi lo mettiamo qua in centro, lo chiamiamo questa volta avvisi, numero di posta, anche qua mettiamo 3, e ancora
andiamo a segnalare l'opzione. Ecco, io lascerei sinceramente al di fuori lì nel testo centralmente, perché noi sappiamo che la lettura di testi centrati è molto più faticosa, soprattutto per le persone ipovedenti, e quindi vi sconsiglio di utilizzare l'opzione. Salviamo, andiamo a vedere il nostro sito. Ecco, vedete che in automatico si sono andate a sistemare già perfettamente ridimensionati in due colonne. Avessimo avuto la terza, avremmo ottenuto la stessa identica cosa. Andiamo ancora un attimo più in dettaglio. Vi ricordate che c'era quell'immagine in evidenza? Beh, come si fa a mettere? Per mettere l'immagine in evidenza andiamo a modificarci l'articolo. Per modificare l'articolo, magari questo oltretutto anche qui no, è più corretto magari inserirlo come riassunto. Qua noi mettiamo magari invece un testo libero che contiene poi no, la nostra news vera e propria, e andiamo adesso ad aggiungere anche un'immagine in evidenza. Andiamo magari a prendere la nostra libreria, l'impostiamo, vedete, se non l'abbiamo qua la possiamo andarla a caricare, nella schermata precedente c'era la possibilità, e andiamo a salvare aggiornando. Vediamo dove è andata a finire questa immagine in evidenza. Andiamo in anteprima modifiche, qua non compare, vedete testo libero e riassunto, andiamo in home, eccola qua, avete visto, si crea automaticamente una miniatura molto simpatica. Allora potrebbe essere che noi ad esempio abbiamo una sorta di serie di immagini, di icone o qualcosa che siano rappresentative del contenuto. Alcune immagini possono essere puntualmente rappresentative del singolo articolo, altre magari possono essere più generiche, possono connotare una famiglia di articoli simili. Questo consente di dare un po' di movimento al nostro sito, alla nostra home page, e anche un tono un pochettino, anche se vogliamo, più vivace. Tutte verranno ridimensionate come miniature di uguale grandezza, quindi con queste sorte di quadratini. Se noi clicchiamo in corrispondenza della miniatura, andiamo direttamente sull'articolo, esattamente come quando clicchiamo sul titolo. Bene, quindi abbiamo fatti due, ripeto, potevamo farne anche altri, poi ci potremmo poi sbizzarrirci, no? Perché quando andremo a inserire nuovi plugin, tipo quello di amministrazione trasparente o l'albo online di Ignazio, beh, anche loro potranno avere qui un'anteprima degli ultimi caricamenti, e questa è un'altra possibilità che ci rende molto utile il tutto. Anzi, permetto di aggiungere ancora un'altra osservazione per dire la duttilità di questi widget. E riprendiamo ancora un momento quelli di seconda e terza fascia. Beh, se vado qua vedete che qui c'è pass categorie, io posso anche metterne più di uno, anche uno sotto l'altro. Ad esempio, se io vado a mettermi l'albo, qua, nel momento in cui l'albo è stato attivato e automaticamente me lo trovo nei widget, sotto ci saranno ultime dall'albo. Ma se io voglio mettere, fare un esempio con quello che ho, ad esempio metto un testo libero, qua, giusto per vedere come funziona, no? Vado qua e ci faccio un testo, qua io metto un'ultima ora. Non so, approvato il piano delle uscite. Questo è un testo assolutamente libero, non ho messo HTML, se conosco l'HTML posso arricchire questo ad esempio con anche, non so, un grassetto strong, un po' di HTML in questo caso ci aiuta anche a scrivere in maniera totalmente indipendente e libera ciò che è il nostro contenuto. Salvo. Andiamo a vedere se è vero che lì sulla sinistra ne ho uno sotto l'altro. Vediamo se ho detto la verità oppure mi sono dimenticato. Vedete? Quindi vedete che nello stesso, diciamo, box io ho la possibilità di inserire più elementi. Notate che qua c'è il grassetto. Bene, detto questo, adesso andiamo a giostrarci sull'ultimo. PAS 2015 impostazioni. Seconda e terza fascia, ad esempio possiamo andarci a mettere gli RSS.
andiamo a vederli dove sono. Prima pigliamo un sito che ci potrebbe dare magari direttamente gli RSS, ad esempio quello di USR Lombardia. Vogliamo mettere, non so, tutte le comunicazioni, ecco, che ho visualizzato, no? Esattamente il diciamo feed RSS legato alle nostre comunicazioni di USR Lombardia, copio il link, torno qua il widget e vado in sotto home sinistra. Andiamo ancora a cercarmi qua un RSS, eccolo qui, lo vado a mettere qua in sotto home, l'URL copia e incolla, dare un titolo, potrei dire USR Lombardia News o comunicazioni, quanti, magari tre anche qua. Tenete conto che chi fa bene i titoli non mette su troppe righe, che sarebbero assolutamente molto antiestetici. Visualizza il contenuto, no, l'autore no, la data sì, salva, e qua ne abbiamo messo uno. Adesso andiamo a mettere magari quello di Porte Aperte sul Web, ecco, vediamo se automaticamente facendo feed lo troviamo, non ricordo bene, perfetto, no, quello delle feed è quello di tutti gli articoli. Andiamo qua, per il sito WordPress basta fare barra feed e l'abbiamo. Andiamo sul nostro widget, mettiamo un secondo RS qua, l'URL, quella che abbiamo detto, il titolo è News Puzzle, Puzzle News, anche qui ne mettiamo 3, mettiamo la data e abbiamo salvato. Ecco, non è che dobbiamo per forza mettere solo RSS, potremmo anche mettere, non so, il tag cloud, piuttosto che un testo, che articoli recenti, quello che noi pare più opportuno. Io mettiamo anche qui un terzo, giusto per avere completamente quello che occorre. Dove andiamo a prenderlo? Andiamo a prenderlo magari sul sito di Milano, anzi facciamo USR Veneto, perché non è che dobbiamo sempre andare in Lombardia. USR Veneto, sito della nostra amica Pierri, credo che sicuramente abbiano i loro feed, eccolo qua. Ctrl C, andiamo dove eravamo qua nel widget, non trovavo più, inseriamo l'URL USR Veneto News 3 e ci mettiamo anche qua le date, salva, andiamo a vedere, spero che tenga, perché io qui sto lavorando con una risoluzione di 1024 che è un po' bassa, spero che non ci siano scivolamenti. Non ci sono, perfetti, vedete che siamo riusciti in questo modo a completare come volevamo la nostra home page.